Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ammetto che avevo un'enorme curiosità di provare un ultrabook della Huawei ed eccolo tra le mie mani. Dopo la sigla vi mostro tutte le caratteristiche tecniche e nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale se siete appassionati di tecnologia e a lasciare un bel like. Il nuovo MacBook ha delle linee che richiamano il MacBook 13 e il MacBook X Pro. Assemblato con materiali premium, infatti lo chassis è realizzato con materiale metallico che tra le mani dà la sensazione di avere un prodotto solido e ben assemblato. I due speaker sono posizionati sulla parte sottostante della scocca, in questo modo si ha una sorta di cassa di risonanza, avendo così un'amplificazione del suono. Molto sottile e leggero, con bordi ridotti a soli 15,9 mm, pesa solo 1,38 kg e permette di ruotare lo schermo fino a 180 gradi. Ma è il momento di parlare delle porte presenti su questo ultrabook. A sinistra troviamo la porta USB tipo C, USB normale e HDMI, mentre a destra troviamo l'uscita jack per le cuffie combo, dove è possibile inserire anche un microfono, e l'uscita USB tradizionale, mentre in alto a destra troviamo il tasto di accensione che integra anche il lettore di riconoscimento delle impronte digitali, che si mostra preciso e veloce sfruttando la funzionalità di Windows Hello del sistema operativo Microsoft. La sensazione della solidità la si ritrova anche nella tastiera, dove digitando si capisce che è comoda, precisa, ha una breve corsa ma affidabile, insomma scrivendo si sbaglia poco. Molto innovativa anche la fotocamera in casco che compare premendo il pulsante dove troviamo l'icona della fotocamera. Fa scena, ma in verità nella pratica è un po' scomoda. Mentre è molto più comoda la retroilluminazione della tastiera, che ci permette di utilizzare questo computer anche al buio. Mi è piaciuto molto anche il touchpad, che ho trovato abbastanza ampio, con una superficie liscia e i tasti sono integrati. Naturalmente è compatibile con le gesture di Windows 10. Ovviamente troviamo tutte le connessioni, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, microfono integrato, il display è un IPS con bordi ridotti a solo 4,8 mm, la dimensione di 14 pollici con una risoluzione di 1920x1080 pixel, molto luminoso con colori vividi. Ma è il momento di parlare delle caratteristiche tecniche. È spinto da un processore AMD Ryzen 5 3500U quad core a 2 GHz, una GPU AMD Radeon Vega 8 integrata che permette di giocare anche a qualche titolo, a 8 GB di RAM DDR4, uno storage interno NVMe Samsung da 500 GB e devo ammettere che si è comportato molto bene anche durante gli stress test, non è mai salito più di 70 gradi, forse un po' le ventoline sono leggermente rumorose ma fanno quello che devono fare. L'ho utilizzato anche per montare dei video, consiglio fino alla risoluzione Full HD, ma senza utilizzare il 4K, perché in quel caso si vedono i limiti del processore montato su questo computer. Ottimo per il fotoritocco e potete utilizzarlo anche con i programmi CAD come AutoCAD o ArchiCAD. Ovviamente è un computer adatto sia agli studenti che ai professionisti che hanno l'esigenza di lavorare in giro, perché è un computer leggero, sottile, da poter maneggiare con facilità. Ora invece voglio mostrarvi un po' l'audio, che nonostante le dimensioni del computer è abbastanza alto. Ho
Ottimo quindi per vedere la propria serie preferita su Netflix o magari un film in streaming. Insomma, per me è promosso, è un computer esteticamente bello e molto veloce. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link per acquistarlo su Amazon al miglior prezzo e se avete apprezzato questa recensione potete ricambiare iscrivendovi al canale e magari lasciando un bel like. Ci becchiamo al prossimo video!